c'è un versetto del Vangelo che capovolge la scena e dice: Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: una sola cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e segui. Guardate, io penso che non ci sia descrizione migliore di questo sguardo che Gesù rivolge a questo ragazzo, lo guarda negli occhi. Voglio portarvi a una piccola riflessione. Quando parlate alle persone, le guardate negli occhi. Sapete che quando una persona ha difficoltà relazionali, ci si accorge di questo dall'incapacità che ha quella persona di fissare gli occhi negli occhi della persona con cui sta parlando. Questa potrebbe essere una fragilità, una debolezza. A volte invece non guardare negli occhi qualcuno è il sintomo dell'indifferenza. Gesù guarda negli occhi questo ragazzo, cioè lo prende sul serio. Il mondo ha bisogno di persone che siano capaci di prendere sul serio gli altri. Noi molto spesso, anche con le persone che vivono in casa con noi, le persone con cui condividiamo la nostra quotidianità, siamo incapaci ormai di guardarci negli occhi, di una tenerezza spicciola che è quella di prendere sul serio le persone che sono accanto a noi. Alle persone che abbiamo accanto diamo cose, cuciniamo, prepariamo, mettiamo a posto, diamo dei soldi, le accompagniamo da qualche parte, ma l'unica cosa che cambia la vita delle persone è quando si sentono prese sul serio per ciò che sono, cioè quando tu le guardi negli occhi, perché soltanto quando tu guardi negli occhi qualcuno puoi anche chiedergli qualcosa di serio.